Con Antonio Paciarella, direttore sportivo del Chieti. Mister Lucarelli ha detto: non mi è piaciuta la partita, sicuramente potevamo fare qualcosa di più. Fortunatamente tra 3 giorni si torna in campo per andarci a prendere fuori casa questa sacrosanta, benedetta e meritata promozione. Ah sì, dai, può succedere, un po' di tensione oggi, la squadra non si è espressa come al solito e questa comunque è la riprova che nessuno ci ha regalato nulla e nessuno ci regalerà nulla, per cui dobbiamo essere noi a conquistarci sul campo la promozione. Ma lo avevamo anche detto durante la settimana, che se non fosse stato oggi abbiamo altre 2 gare, per cui l'importante è conquistare la Serie D. Certo, sarebbe stato bello per tutto l'ambiente farlo oggi, per la tifoseria, per gli sportivi e anche per la società, soprattutto per la società. Però questo non pregiudica nulla. Dobbiamo, ecco, riconquistare subito la serenità che già c'è e da mercoledì sul campo cercheremo di conquistarci la promozione. Un direttore sportivo, a differenza dell'allenatore, guarda il presente, ma deve guardare anche il futuro, deve programmare per studiare i profili giusti per un'eventuale appunto promozione. Questo lei lo sta facendo insieme allo staff societario oppure è giusto attendere l'ufficialità di questa Serie D? Sì, vabbè, è chiaro che bisogna prima chiudere il campionato con tranquillità. Nel frattempo è chiaro che le idee di un direttore sportivo già ci sono, ma adesso sono concentrato assolutamente sulla realtà di oggi, per cui sono concentrato sulla squadra e su questo campionato. Il resto poi verrà da sé.